Però diciamo che da un punto di vista professionale quello che è importante è anche avere non soltanto un regista che ha portato tutta la sua esperienza, tutti i film che ha fatto, dall'Albert Müller, insomma tutto ciò che voi sicuramente conoscete benissimo, però da un punto di vista più personale come attrice la cosa importante è anche essere diretti da un regista che non sia solamente un regista, ma da un regista che sia anche un attore e quindi che può capire le problematiche di un attore in modo completamente diverso. Diciamo che noi abbiamo già avuto occasione di lavorare insieme in passato. Io devo dire che ho contratto un grande debito di riconoscenza nei confronti di Giancarlo, che è un attore di una generosità straordinaria. E, in particolare, molti anni fa lui ha caldeggiato la mia candidatura per un film che era Voglia perdere, in cui si cercava un'attrice, insomma, vabbè, che avesse fatto una scuola, era un ruolo molto drammatico e in quel caso sono stata molto sostenuta e incoraggiata da Giancarlo. Poi saltuariamente negli anni ci siamo rincontrati su vari film, e, per esempio anche su Milano-Palermo, anche se poi di fatto non avevamo scene insieme, e fino ad arrivare a questo progetto in cui quello che lui cercava era un'attrice che potesse recitare presa diretta in inglese, perché il film è stato girato interamente in lingua inglese, e poi ci teneva anche al fatto che suonasse il pianoforte. Io ecco, ho avuto la fortuna di, insomma, di corrispondere anche a questi requisiti, a questo modello, perché il tema della musica nel personaggio di Hélène non so quanto emerga, ma è molto importante, proprio perché è un personaggio che ha poco di umano, no? Almeno in apparenza, però la musica è proprio il suo linguaggio, cioè il linguaggio umano di Hélène. Ma guarda, lui nasce come soggetto, questo nasce nella storia vera, un racconto che mi hanno fatto molti anni fa, che in Africa venivano queste cacce all'uomo, caccia all'uomo nero in quel caso, nel centro dell'Africa, alcuni cacciatori che si erano un po' stancati di cacciare gli elefanti, queste cose qua, pagavano, allora si diceva, mi è stato raccontato un milione, naturalmente erano cose nascoste, ti potevano colpire, oppure no, il milione comunque andava o a te o alla famiglia, quindi si può capire. Ma guarda che quando giravamo il film in Canada, su internet è apparso, non credo che sapessero della mia storia, è apparso un signore, un annuncio di un signore che si proponeva per una caccia, per essere cacciato per $25,000 canadesi, insomma, ma nel mondo succedono queste cose. Però voglio dire, credo che succedano cose peggiori di quello che vediamo adesso, in questo film, da lì, da questa storia mi è nata poi l'idea, ma parlo di molti anni fa, 30 anni fa, insomma, mi hanno raccontato 25, non so, questa storia, alla fine ho deciso, mi piaceva di farla, di proporla come una storia, secondo non certo una storiellina comica, io sono anche un attore comico, ho fatto un po' di tutto, ma insomma mi piaceva raccontare un personaggio più denso, che avesse un senso di racconto per quello che riguardasse l'uomo, l'uomo come vive, l'uomo in questa società, l'uomo in questo potere malefico spesso che ci circonda. Parlo proprio di quel potere che non conosci, io l'ho raccontato con dei cacciatori, prendendo spunto dalla realtà. Infatti i cacciatori alla fine non si vedono mai, sono degli spari, sono delle cose, potrebbero essere dei fantasmi, sia Brack che Hélène sono dei fantasmi, pieno di simboli, il film, insomma, ma il cinema nasce come sottotesto, no? L'immagine è una cosa, la battuta è una cosa, ma è tutto, si finisce addirittura una spirale fantasiosa, si finisce col cartone animato, vero e falso. Insomma, il cinema nasce veramente come virtuale, realtà virtuale, che è nata questa parola con i computer, in realtà il cinema è una simulazione, o no? È pieno di stili questo. Sembra sia pesantissimo. Beh, ma uno è cosciente di quello che fa. Fare il regista è mica una cosa semplice, è una cosa molto impegnativa, che è molto anche impegnativa anche da un punto di vista, è un modo di voler comunicare qualcosa. Quindi è seria la cosa e ti porta via tantissimo tempo. Produzione è un'altra cosa, no? Che poi magari sei aiutato da altri, spesso si spera che vada tutto bene. Ci sono sempre delle difficoltà, ma sono cose completamente separate. Poi, per uno che vuole fare la produzione, dice, voglio fare quello che voglio io, quindi mi comando, non sono come regista, posso comandare, che comando nel senso di voler fare, dici, oggi non siamo più in
questo è difficile trovare qualcuno e dici io ti do i soldi però fai quello che vuoi, no, ti do i soldi però devi prendere quell'attrice, quell'attore, no, io voglio prendere chi mi pare, hai capito, altrimenti non lo faccio, non c'è problema, per cui mi metto nella responsabilità di fare tutto come l'ho fatto e quindi sono responsabile del bene e del male, solo io di questo film, l'ho voluto, mi piaceva farlo, ma dopo tanti anni di lavoro, insomma, uno deve vedere anche l'arco della vita, qui si parla della vita e della morte, insomma, io ci ho fatto tanta vita, non è che ne avrò molta, alla fine un momento in cui forse possa decidere anche basta, non faccio più l'attore, mi faccio il film che voglio. Molto, ha capito, insomma, sostanza. E il mercato all'estero, stiamo, ho dei contatti che avrò adesso, tanto andiamo al festival primo che c'è, che è il Festival di Shanghai, mi sono richiesto, e poi andrò in America del Sud dove ho contatti con la Globo, che ricordo che tutta la parte dell'America del Sud, vedremo negli Stati Uniti, la Germania è interessata, insomma è una partenza questo. Sicuramente non è un film facile, questo lo so, insomma, però non si fanno i film, non credo che si facciano i film perché parlate in inglese per l'estero. Sono stato costretto perché trovandomi con attori canadesi e un'attrice che è nata in Inghilterra e che sa parlare benissimo l'inglese, che ha dovuto lavorare anche su modificare, gli ho chiesto di modificare per dare un aspetto più ambiguo ancora al personaggio, in Canada si parla un po' inglese, un po' francese, alcuni, e poi c'è molto accento americano, quindi lei ha studiato per fare un accento americano canadese per confondere ancora di più le acque. Per giunta poi 10 anni di conservatorio mi sono serviti per far risuonare Schubert, Chopin e tutte le cose, insomma è molto legato alla musica, e quindi dovevo girare in inglese girandolo là, ma ho fatto un film italiano, Pasqualina, dato bene, un film dove si racconta, cioè, ogni tanto si cerca di raccontare in un modo più visionario, più com'è questo film, insomma è una spirale che comincia da una banale partita di poker dove uno perde, viene pure irretito e va, in un mondo folle, ma se non lo facciamo al cinema, questo quando lo facciamo, insomma, è una specie, posso dirvi che è una specie di duello al sole, un film che a me molto, mi è molto piaciuto nel passato. Lì si svolgeva in Texas, Arizona, al finale in Arizona, invece c'era il sole, c'era la luna. Mi sono vestito da coniglio perché mi piaceva vestirmi da coniglio, perché mi piacciono i cartoni animati. Mi hanno detto, ma perché ti vesti da coniglio? Ma Cristo, io ho visto sempre Topolino e Paperino che parlano, io a distanza di 40 anni non lo posso fare. No, ma poi il coniglio è un simbolo della trascendenza, un simbolo che va di là. La luna è veramente, è un film facilissimo, vede la luna e dice, ed è, no, guardate che a caso la luna è proprio il simbolo femminile di tutti i poeti, tutte le cose. Qualcuno mi dice che ho fatto un film difficile, vabbè, meglio così, se l'avessi fatto facile non... Dito, non... Ah, molto bello, oh, interessante signora, mi piace, adesso il cane muoio. Magari diamo, continuando a parlare. Come scusi, non lo sai? No, ti do il microfono perché altrimenti non si sente. Sai, mi dico, però finalmente sono un interlocutore. Io ho usato un termine semplice, però il bello include anche un significato molto profondo. Cioè, volevo dire, è un film molto interessante, apparentemente, sicuramente è stato un film anche difficile, adesso hai detto. Ecco, appunto, è molto movimentato, posso dire, nella maniera giusta, perché non... quei film pazzeschi, vabbè, quelli sono di tipo americano dove si vedono tutte queste effetti speciali, mentre devo dire come che... effetti speciali? Non ci sono effetti speciali? No, lo so che non ci sono, non ci sono, però c'è molta azione, c'è molto movimento, sì. È un movimento naturale. Non sapevo, non è anche le controfigure, la mia età, pensi un po' come mi divento, pensi come si trasforma. Posso capire che lei in questo film ha messo molto dei suoi sentimenti di se stesso, cioè ha voluto dare vita a tutto quello che lei probabilmente aveva dentro. È soddisfatto di questo risultato o no? O fino a che punto è soddisfatto di questo risultato? Ma guarda, io sono soddisfatto del lavoro che ho fatto, anzi sono molto contento. Probabilmente non sarò soddisfatto per gli incassi perché oggi al cinema non ci va più nessuno, si fa una fatica proprio, sto facendo anche un po' di, diciamo, pubblicità.
pubblicità, andando in giro, facendomi in quattro per sostenere, ma non tanto questo, ma il cinema italiano va un po' più sostenuto, insomma, non lo so, oddio, Fellini diceva 30 anni fa che il cinema, andremo al cinema come ad un museo, aveva ragione, oggi il cinema sta cambiando l'immagine, il digitale ancora non si è capito bene che cos'è, ma io che sono un elettronico industriale ho però intuito, il cinema del futuro è quello che si potrà, col quale si potrà interagire con l'immagine, sono i videogame, il rapporto di guadagno nel mondo dei videogame, il cinema è 1 a 10.000, cioè uno fa 1 milione e l'altro fa 10.000 milioni, insomma c'è un modo diverso di affrontare l'immagine, di capirla, il futuro poi è di giovanissimi che adoperano e stanno addirittura a costruirle col computer, basta una cosa, i loro film. Non bisogna mai dire ai giovani noi facevamo voi sbagliate, no assolutamente, non lo mai detto ai miei figli perché il futuro è sicuramente loro, anche se hanno letto I Promessi Sposi solo 10 righe sul computer pensando di averlo letto tutto, oddio, ma comunque hanno ragione loro, quindi no, mi sono un po' perso. Ho avuto la fortuna di lavorare con registi bravi, a parte Rita Bertomeuller con cui ho giocato moltissimo con lei, i trucchi che abbiamo fatto si sono visti poi nei film, quindi ho imparato molto da lei, pensa che lei era l'aiuto regista di Fellini in alcuni film, quindi altro fantasioso eccetera, quindi la scuola è buona, e poi altri registi, ho lavorato con Fassbinder, ognuno ha un suo modo, tu devi capire come andare a scuola, no? Ti fanno leggere i libri, leggi due o tre libri, ci prendo questo per qua, altrimenti non ci sarebbe questa comunicazione, ho imparato da tutto, se vedi un film di Kurosawa impari qualcosa, se ti piace il cinema, e a me piace molto il cinema del passato, ci sono dei riferimenti al cinema del passato, ma tutti copiamo ragazzi, tutti imitiamo, no? Anche il bambino quando nasce ride perché vede il genitore ride, questo lo dico io, lo dice Aristotele nella Poetica, insomma dove nasce quella forma mimetica della rappresentazione che è unica, quindi ovviamente tutti i registi mi hanno influenzato perché mi sono piaciuti i film, quindi tutti i film mi hanno dato qualcosa, ovvia, altra frase che dico, in un'altra cosa dico sempre ai miei attori, guardate che non siete voi a recitare ma è il pubblico che recita per voi, ed è vero, è il pubblico che paga, guarda caso si vuole emozionare, vuole piangere, vuole l'attore è soltanto un segno che va da Shakespeare, che hai, tu sei Amleto e proponi, perché non è che devi soffrire a proporre, no? Fare il regista è difficile, devi essere intanto un buon, non dico ma un buon psicologo, perché ogni attore è un tuo materiale che devi portare nel modo giusto al personaggio, ci sono gli attori che sono timidi, altri che sono molto più aggressivi di fronte alla macchina da presa, e quindi devi usare, capire come lo devi trattare, a volte lo puoi trattare anche male facendo fintamente che ci sei un cane, no, stai zitto, le cose, per dargli quella possibilità di ottenere, ma lo devi conoscere, un attore timido lo fai diventare più, gli devi dare il piacere di stare davanti alla macchina da presa, devi essere molto più amico, lo devi portare. Ti dirò, è molto più facile doppiare altri attori che doppiare se stessi, questa è una domanda che mi sono sempre fatto, l'ho sempre riscontrata, è molto difficile doppiare altri attori, ma vedi, perché proprio ci si spersonalizza, quindi vai a, sei più libero, quando doppi se stesso sei più timido, non sai, però avendolo già fatto in diretta in inglese, quindi il senso, la natura, questo non è stato difficile per me doppiarmi, magari più difficile in altri film, insomma, però il mistero esiste, capito? Credi o non credi non ha importanza, io non credo che la vita sia soltanto questo momento di passaggio, per quello Nikita la vive fino in fondo e capisce facendo un discorso da kamikaze alla fine, proprio come se uno fosse votato alla morte, no? Le cose come i giapponesi che andavano sulle cose, dice una volta nel bosco ho capito così che si vivono, ma e poi viene ripreso per un messaggio che manda ovviamente ad Hélène, ma dopo morto, se il mio capo ha ragione, io vivrò ancora, ancora, ancora. Quindi l'estremo, per quello sono personaggi estremi, per chi lo vuol capire, non importa più, dice l'incontro che ha avuto con lei, l'incontro che ha avuto con Braque, che gli dice ma è qualcosa di strano. Perché coloro che decidono di puntargli il fucile scoprono in lui una tale vitalità, è quasi un contrattare che non funziona. Ma come? Tant'è vero che Bracchi dice, mi dispiace questo Bracchi,
funziona questa, questo gioco non funziona per chi vuol farsi ammazzare, capito? Forse avrei dovuto finire il film rendendo più felici tutti quanti, qui tirava fuori la pistola che c'aveva e diceva, ah sì, funziona per te perché ti ammazzo io, boom. E quindi il cattivo moriva e loro rimanevano magari trascinati e a continuare una vita diversa. E quindi il senso, diciamo, di questo viaggio, insomma, un po' il calvario, insomma, arriva fino alla fine, arriva fino alla morte, no? Ma la morte che desidera, perché andrà in un'altra dimensione, che è quella dei coniglietti, guarda caso, dove poi le cacce non finiscono mai, perché quello è qualcosa di successo. Certo, spero che non si dica un film carino, perché sennò mi butto di sotto, mi ammazzo prima delle cose. Oh, ma abbiamo Fagagumbia. No, vabbè, naturalmente se c'è qualsiasi domanda, ecco, sono qui però di fronte a, insomma, naturalmente capisco che... Mi piace rispondere, guardate che io sono un logoroico, posso parlare, io sono un entusiasta, mi piace fare il cinema come gioco, pensate che non è che lo faccio perché devo analizzarmi da un... No, mi piace come immagine, come cosa, poi... Qualcuno mi dice vai a fare l'idraulico, lo so fare muratore, lo so fare benissimo,